Giri di vite per bonificare il territorio dalle discariche di amianto a Castellammare del Golfo. Ad essere stati raccolti oltre 2.500 kg di Eternit rimosse per intero vere e proprie discariche abusive, in settimana, affermano il sindaco Nicola Coppola e l'assessore all'ambiente Maurizio Paradiso, saranno rimossi gli ingombranti che vengono abbandonati in ancora troppe zone della città, creando discariche soprattutto nelle periferie, nonostante ci sia la possibilità di segnalare gli ingombranti così da farli ritirare gratuitamente. Sul piano ambientale il comune di Castellammarese sta comunque lavorando in tanti altri ambiti, primo fra tutti un'ulteriore pulizia dei tombini. Sale anche la percentuale di raccolta differenziata in città, è migliorata poiché per il mese di agosto ci attestiamo al 59% nella zona servita porta a porta, evidenziano Coppola e Paradiso, mentre la percentuale scende al 30% nelle altre fasce. C'è ancora tanta strada da fare per incrementare la differenziata, riducendo la produzione dei rifiuti indifferenziati, ed invitiamo ancora una volta i cittadini ad utilizzare i sacchetti biodegradabili o a conferire i rifiuti organici direttamente negli appositi contenitori, rispettando giornate ed orari. È vietato conferire rifiuti in sacchi in plastica. Continuiamo a predisporre controlli serrati da parte dei vigili urbani e invitiamo tutti a collaborare e a rispettare le regole. Nel frattempo si è concluso il servizio aggiuntivo di raccolta dei rifiuti per le attività commerciali, attivato per tutto il periodo estivo. Non sono più previsti ritiri quotidiani per tutti i rifiuti, così come stabilito dal calendario in vigore fino a settembre. Adesso l'organico è raccolto il lunedì, martedì, giovedì e sabato, l'indifferenziato il mercoledì e venerdì. Nel pomeriggio, dalle 12.30, la plastica delle attività è raccolta il lunedì e giovedì, il vetro il martedì, giovedì e sabato, il cartone martedì e giovedì, sabato solo di mattina. Nessuna variazione per le utenze domestiche, per le quali permane il calendario che prevede la raccolta dell'organico il lunedì, martedì, giovedì e sabato e dell'indifferenziata il mercoledì e il venerdì. Il lunedì invece vengono anche ritirati i pannolini. Nel pomeriggio di lunedì il ritiro di plastica, mercoledì ritiro di carta e cartone, venerdì a settimane alterne, vetro e lattine.